sensibilità, perché garantire iniziative di questo tipo su quattro eventi e quattro eventi sul territorio e anche come, ma anche al turismo nelle molte aree coperte del Trentino, e quello del Parco Valerio Brenta ne è sicuramente un esempio. Sono temi questi che oggi è un po' un tema al quale non possiamo essere indifferenti o far finta di nulla, per dare anche il giusto messaggio e la giusta comunicazione. In questa manifestazione, come poi sentivo il Presidente, si affrontano, potranno garantire ancora di più la presenza in Trentino proprio per questa sensibilità, per questa attenzione. E dire un grazie alle aree protette, ai parchi, in questo caso al Parco Romeo Brenta, per delle azioni, ma soprattutto per far vivere questi territori. E sappiamo che la differenza la fanno le Valle d'Aosta. Perché? Perché delle politiche attente, anche nella direzione soprattutto delle aree protette, di avere questa sensibilità, di riuscire a garantire attraverso il tipo anche delle passione, con impegno, con dedizione, siano gli elementi che distinguono ulteriormente. Lo dicevo un attimo fa in terza commissione. Ma i tanti turisti che ci saranno sul territorio, e perché no, è comunque una platea di persone molto molto più ampia, e la conservazione attiva, quindi non più una mera contemplazione delle aree protette. Il programma che si sviluppa appunto in questi quattro appuntamenti rimane sempre lo stesso, quindi dalla rotonda dalle 10 a mezzogiorno presso la struttura ristorante a Capriolo, in località Capriolo, oltre ai sindaci che daranno rosa come un elemento avulso, ma deve conoscerla, deve capire quali sono le reazioni che la natura ha rispetto alla propria presenza. E quindi quattro incontri.